In Italia la legge numero 211 del 20 luglio del 2000 istituisce il giorno della memoria. Nell'articolo 1 si legge che la Repubblica Italiana riconosce il 27 gennaio, data dell'abbattimento dei cancelli di Auschwitz, giorno della memoria, al fine di ricordare la Shoah, le leggi razziali, la persecuzione italiana dei cittadini ebrei. Perché ogni anno il 27 gennaio celebriamo la giornata della memoria? Che cos'è la Shoah? La parola Shoah deriva dall'ebraico e significa catastrofe, distruzione, e viene usata per indicare il genocidio degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale. Gli ebrei venivano uccisi perché venivano considerati inferiori rispetto ad un'altra razza, come se fossero inferiori a tutti gli altri esseri umani. L'odio nei confronti degli ebrei non è stato solo una parentesi della Seconda Guerra Mondiale, ma ha origini antichissime. Gli ebrei non erano ben visti da alcuni uomini di chiesa perché considerati i responsabili della morte di Gesù. Ovviamente questa inimicizia tra cristiani ed ebrei non è mai sfociata in un genocidio. Anzi, diversi cristiani hanno dato la vita durante la Seconda Guerra Mondiale per aiutare gli ebrei. Tra questi vogliamo ricordare il ciclista Gino Bartali, il quale trasportò all'interno della sua bicicletta dei documenti falsi per aiutare gli ebrei ad avere una nuova identità. E poi vogliamo ricordare il poliziotto Giovanni Palatucci, il quale fu addetto all'ufficio stranieri e poi reggente della questura di Fiume. Durante la sua permanenza a Fiume salvò numerosi ebrei, fu poi arrestato dai tedeschi e morì nel campo di concentramento di Dachau. Proprio a Dachau troviamo questa iscrizione: quelli che non ricordano il passato sono destinati a ripeterlo. Vogliono essere queste le parole e il motivo per cui vogliamo vivere al meglio il giorno della memoria. La storia è maestra di vita e ci insegna a non coltivare il seme dell'odio, che crescendo può fare danni enormi. Questo giorno ci aiuti sempre più a vedere l'altro come un fratello, a non serbare rancore. Abbiamo sempre più bisogno di costruttori d'amore, di testimoni d'amore. Ora tocca a noi scrivere le pagine della storia e a non ripetere gli errori e le catastrofi che sono state fatte nel passato.